Per ogni 4 brand di periferiche da gaming ammirati, ce ne sono altri 4 completamente disprezzati. E non è un segreto che l'incosciente Logitech rientra perfettamente nella seconda categoria, dopo aver rilasciato i suoi nuovi migliori prodotti. Fino al 2023 Logitech era intoccabile, ma nel mese di dicembre ha rilasciato il G Pro X Superlight 2, e questo è stato il primo segnale della caduta di Logitech. Rispetto al modello precedente, si nota a malapena un miglioramento. Uno dei fanatici più seguiti nel campo delle periferiche da gaming, dopo aver sentito quei click, ha addirittura pensato: "Hang on a second, this thing actually might be worse." Il motivo del peggioramento, almeno secondo lui, "It's almost like just depressing how bad Logitech is in 2024. They have completely lost it. They are out of touch, they are clueless with what makes a good gaming peripheral." Anche se la vera ragione potrebbe essere che Logitech non abbia più interesse nel dominare il settore competitivo. A dimostrarlo è anche la sua ultima G Pro X 60 Lightspeed, rilasciata il 9 aprile e protagonista di pesanti accuse. In primis da Random Frank P, che in questo video spiega un altro motivo per cui Logitech è attualmente odiata. Ok, a 60% keyboard? Surely there must be something great here that would make it want to compete with the likes of the SteelSeries, the Razer, the Wootings. And then really no appealing features were announced that were displayed. And I saw the price of $180 and I damn near shit myself because that is wild. Ha quindi continuato ad indagare nel sito ufficiale perché non poteva credere che Logitech per quella cifra si limitasse ad offrire una tastiera 60% con interruttori ottici. Dovevano per forza esserci altre caratteristiche interessanti. Ma è bastato uno sguardo per capire si trattava di una classica tastiera come l'RS60 o la GK61. Lo stesso tipo di tastiera che si può trovare su AliExpress o Amazon per 50 o 60 euro, non 159. L'unico vantaggio della G Pro X 60 Lightspeed è la modalità wireless. Quindi se ritieni che questa funzione valga 100 euro in più, allora Logitech l'ha realizzata proprio per te. Ma pensaci un attimo, hai mai visto un giocatore competitivo usare una tastiera senza filo? Tuttavia, secondo Logitech, le caratteristiche importanti sarebbero queste 5. Attenzione alle prestazioni, la rotellina del volume che consente di concentrarti sulla vittoria. Ispirazione Pro Design 60% per ottimizzare lo spazio senza compromessi. Gioca alla velocità della luce grazie al wireless Lightspeed. Personalizzazione completa della tastiera tramite il software Logitech G-Hub e il Key Control, frutto di una grande collaborazione con gli atleti e sports migliori al mondo. Quindi avrà degli interruttori ottici pazzeschi, giusto? Beh, a quanto pare no, altrimenti Logitech le avrebbe ben evidenziate. Invece sembra abbia fatto esattamente il contrario, non inserendole nemmeno nelle specifiche tecniche. Probabilmente i veri giocatori professionisti non hanno bisogno di conoscerle, ma Frank è riuscito a scoprire che questi switch ottici GX lineari hanno una forza di azionamento di 50 grammi e si attivano a 1,8 mm con una corsa totale di 4 mm. Perciò non si tratta nemmeno di interruttori speed, ma forse li stanno conservando per la prossima tastiera, che in base alle loro tempistiche dovrebbe uscire nel 2028. E come se non bastasse, Logitech ha pensato bene di non consentire l'utilizzo di altri interruttori ottici. Di conseguenza, quando uno di questi smette di funzionare, si è costretti ad acquistare nuovamente i suoi switch, che al momento non si trovano da nessuna parte. Tutto questo ha portato Frank ad infierire ulteriormente dicendo: "The zero compromise thing here is just the funniest thing I've ever seen. What the hell is Logitech doing? $180 for a 60% non-hot swap, non-rapid trigger or analog switch keyboard that the only good appealing feature about this is that it's wireless and has a little volume dial on the left side? Are we for real? What is going on?" Mentre dopo averla comprata e testata personalmente, Logitech has enough money and resources to push the limits and give us something new and exciting. Instead, what we've got is an old and boring $180 keyboard, which is just way too much money and it's way too late. If this was $100, I'd say, you know what? That's actually a pretty decent deal because it's an okay keyboard. But for $180, it should be more than just an okay keyboard for that crazy price. E Optimum utilizza quasi le stesse parole. Yeah, $180, man. Same price as a Wooting 60, but it's releasing 2 years later and it's made by the biggest peripheral company in the world. I mean,
It just doesn't make sense. Delle forti opinioni negative che ovviamente hanno scatenato commenti su commenti del tipo: una tastiera senza rapid trigger allo stato attuale del mercato competitivo delle tastiere è una vera follia. Logitech si è accomodata nel corso degli anni. La qualità di tutti i suoi prodotti lo dimostra. Logitech pensa di essere Apple quando le aziende si sentono troppo a loro agio. E in effetti è così. Soltanto un anno fa Logitech era la scelta numero uno per le periferiche da gaming. Ogni volta che usciva un suo prodotto si sapeva già che fosse il migliore o almeno estremamente valido. Tutti avevano un'estrema fiducia nel suo marchio, come se avesse una conoscenza superiore e fosse semplicemente meglio di qualsiasi altro brand. Ma mentre Logitech non è amata per i suoi miglioramenti scarsi e funzionalità vecchie, Wooting è acclamata per la sua incredibile innovazione. Il suo Rapid Trigger è stato descritto come "the most innovative, groundbreaking tech in the keyboard scene right now, the Wooting 60 HE. Legitimately, this is the number one most used keyboard amongst all esports players. And why is that? Because it's the fastest gaming keyboard on the market, giving a competitive edge with their Lecker Rapid Trigger switches." Questa funzione che continuano a nominare è stata introdotta per la prima volta dalla Wooting e consente ai tasti di resettarsi istantaneamente nel momento in cui si inizia a sollevarli. Non hanno bisogno di arrivare di nuovo al punto di attivazione, come invece si deve fare sulla G Pro X 60 Lightspeed, il che corrisponde ad un vantaggio medio di 17 millisecondi. Ma ciò che distingue Wooting non è solo questa tecnologia. Il suo piccolo team mantiene un forte coinvolgimento e un processo di sviluppo trasparente che gli ha fatto guadagnare il supporto e il rispetto di tutta la comunità dei giocatori. Dire che Wooting ha rivoluzionato il settore delle tastiere da gaming, quindi, è a dir poco riduttivo. La combinazione tra interruttori analogici e Rapid Trigger rende i movimenti di gioco così incredibilmente reattivi che dopo averla provata non si può più tornare a una tastiera normale. Esistono diversi video che dimostrano l'imbattibilità della Wooting, che però sta venendo copiata spudoratamente da molti altri brand. Nel luglio 2023, infatti, Razer blatantly copied the trademark feature of the Wooting keyboard called Rapid Trigger. And Razer's execution, it was good, but you know, they were claiming to be as responsive as Wooting and they simply were not. Facendo dei test, Optimum ha anche notato qualcosa di strano nel suo funzionamento. Mentre la Wooting 60KE era in grado di rilevare l'intero movimento del tasto con una sensibilità di 0,1 mm, la Huntsman Mini Analog invece rilevava solo un intervallo compreso tra 1,5 e 3,6 mm, quindi la sua reattività non era minimamente paragonabile. Per colpa di questa zona morta, quando premeva o sollevava leggermente l'interruttore, l'azione non si ripristinava mai. Tuttavia, rispetto a non averlo attivo, il Rapid Trigger forniva un miglioramento significativo, quindi valeva comunque la pena di usarlo. Nel settembre 2023, invece, we have another contender, and that is SteelSeries. They are also calling it Rapid Trigger. A differenza di Razer, però, SteelSeries ha fatto una mossa a dir poco geniale. Chiunque avesse un Apex Pro con interruttori OmniPoint 2.0, infatti, poteva scaricare gratuitamente un aggiornamento e ottenere subito la nuova funzionalità. E come se non bastasse, le prestazioni del loro Rapid Trigger erano impeccabili. And I can honestly say that I couldn't feel a difference. Rapid Trigger on the SteelSeries Apex Pro Mini legitimately feels as sensitive and responsive as the Wooting 60HE. It has that same microscopically sensitive feel. As soon as you start lifting off, it resets the switch. So yeah, SteelSeries, honestly pretty impressed. Ed avvantaggiare ulteriormente SteelSeries c'era anche il fattore disponibilità. A differenza di Wooting, non solo avevano l'Apex Pro in tre formati diversi, ma era possibile acquistarla sempre e riceverla velocemente. E nonostante la Wooting 60KE risultasse complessivamente migliore, per la maggior parte dei giocatori a quanto pare non valeva la pena aspettare quelle due o tre settimane. A distanza di un anno, però, le cose sono cambiate parecchio. Razer ha rilasciato la serie Huntsman V3 Pro e con i suoi nuovi interruttori ottici analogici, ora il Rapid Trigger non solo funziona correttamente, ma in termini di velocità sembra persino aver superato SteelSeries. Wooting, invece, ha annunciato la sua prossima versione in formato 80% in arrivo verso ottobre 2024. Sta applicando tutto ciò che ha imparato finora per realizzare la tastiera più completa e veloce mai vista prima, con diversi nuovi elementi che migliorano il suono dei tasti, nuove funzionalità che migliorano le prestazioni di gioco e una frequenza di aggiornamento di 8000 Hz reali. Il che significa che scansionerà ogni posizione degli interruttori analogici 8 volte più velocemente rispetto a prima, riducendo così la latenza della tastiera a soli 0,125 millisecondi. E a quanto pare stavolta sembra sia stata Wooting a copiare qualcuno.
Prima hanno creato il Rapid Trigger, ora il Rapid Snappy. Questa nuova funzione monitora almeno due tasti scelti, ad esempio A e D, permettendo un'attivazione più rapida di A al rilascio del tasto D. In questo modo si elimina l'accavallamento e allo stesso tempo migliora la precisione dei tasti quando vengono premuti in rapida sequenza. Ed esattamente come SteelSeries, ha rilasciato un aggiornamento che permette a qualsiasi tastiera Wooting di ottenerlo, offrendo così a tutti i clienti esistenti un miglioramento delle prestazioni gratuito e dicendo questo: Enjoy Rapid Snappy, please give us feedback and suggestions, show us how you use it in game or find new things. Those are the things that we thrive on. That's the feedback we're looking for, so we can just keep making new features better for you. Un modo di comunicare e soprattutto di agire che è l'opposto di Final Mouse, il cui approccio verso la vendita è basato sulla manipolazione dei social e l'esclusività. Sembra distinguersi nel mercato delle periferiche da gaming non tanto per le sue innovazioni tecnologiche, ma per la strategia di marketing e posizionamento dei suoi prodotti. Final Mouse, infatti, ha da sempre adottato un approccio più comunemente visto nella moda, concentrandosi su quantità limitate e collaborazioni esclusive per creare hype intorno ai propri prodotti. E la serie Ultralight X ne è l'ennesima prova schiacciante. Una linea di mouse costantemente abbinata al personaggio più popolare del momento e prodotta in quantità limitate. A differenza degli altri marchi, quindi, Final Mouse si è ritagliata una nicchia sempre più rivolta a collezionisti e appassionati di mouse, piuttosto che ai veri e propri giocatori. E a peggiorare le cose, c'è anche il problema dei rivenditori. Mentre alcuni apprezzano l'esclusività del brand, quindi, altri trovano frustrante la scarsità e la lentezza con cui vengono prodotti i loro mouse. Una serie di fattori che rende molto difficile acquistarli senza dover pagare un sovrapprezzo e che alimenta il disprezzo verso Final Mouse. A confermarlo sono i suoi stessi acquirenti. Final Mouse ha strutturato i suoi drop sullo stile di aziende di abbigliamento come Supreme. Quantità limitate, prezzi elevati e design di tendenza. Vendono sfruttando la FOMO delle persone e cavalcando il loro hype. Il problema è che la loro qualità è una scommessa per un mouse da oltre $150. Il loro supporto clienti è scadente e la concorrenza li ha raggiunti in termini di peso con forme e tecnologie migliori. È un bel design e puoi flexare se ne possiedi uno, ma questo è tutto ciò che è oggi. Ho venduto tutti i miei Final Mouse con un ottimo profitto e la gente li compra, ma è tutto hype e status. A mio parere sono di qualità scadente e non ne vale la pena. Finché non faranno una nuova forma o aggiorneranno lo stampo, comprerete solo per l'hype o per rivenderli, proprio come Supreme o qualsiasi altro marchio hype. Niente di eccezionale ad essere onesti. La tecnologia utilizzata non è nulla che Logitech o Razer, ad esempio, non stiano già facendo e in molti aspetti anche meglio. A un certo punto si poteva discutere sul fatto che portassero qualcosa in tavola, forse il peso e la forma o altro, ma con l'attuale varietà di marchi e opzioni è un mouse che non conviene prendere, a meno che non si voglia il suo valore collezionistico. Delle affermazioni che non sembrano esattamente rispecchiare la modesta frase con cui si autodefinisce: il produttore di mouse è l'innovatore numero uno e migliore in assoluto al mondo. Mentre Final Mouse sfrutta i social e l'esclusività, WL Mouse si è fatto silenziosamente un nome offrendo modelli simili ma con una disponibilità costante e prezzi più accessibili. What even is a WL Mouse? They've seemingly popped up out of nowhere and created a legit Final Mouse competitor. Con la serie Beast X, infatti, è emersa un'alternativa piuttosto intrigante nel mercato dei mouse da gaming. Tant'è che il recensore di mouse, Borzi, nella sua classifica del 2024, I kind of just morphed WL Mouse and Final Mouse into one because, I mean, honestly, the shapes are just clones. Yes, there are minor differences, like WL Mouse's mini is smaller than the ULX Cheetah and their max size is larger than the ULX Large. The medium sizes are damn near 1-to-1. I don't know when the next Final Mouse drop is, whereas like WL Mouse has mice in stock at all times. And yeah, really, if you want a non-plastic, extremely lightweight option, I think these are some of the best options for you. Ed effettivamente tra questi mouse le differenze visibili sono giusto due. La struttura dei WL Mouse è in lega di magnesio invece che carbonio, e l'intaglio fatto per alleggerirla il più possibile ha uno stile diverso. Ma a parte materiale e design, i componenti e le relative caratteristiche sono pressoché impossibili da distinguere. Alquanto impressionante, considerando che questo è il loro primo mouse realizzato. Con la sua proposta, quindi, WL Mouse sta costruendo una reputazione di prodotti solidi e attirando un pubblico crescente di giocatori attenti al prezzo e stufi dalla disponibilità limitata di altri marchi. Ma in un periodo in cui i mouse wireless dominano il panorama delle periferiche da gaming, Endgame Gear ha colto tutti alla sprovvista puntando sulla tecnologia a filo con il suo OP1 8K. This is the fastest mouse that I've ever tested. 87 microseconds is
blazingly fast. I mean, at that point, it is basically instant. Sì, lo so. Usare un mouse con cavo nel 2024 suona incredibilmente strano. Starai pensando, deve essere perfetto. E praticamente lo è. Dover gestire un cavo potrebbe sembrare un problema. Tuttavia, a meno che non utilizzi una sensibilità estremamente bassa, non sentirai molta differenza. È angolato verso l'alto per minimizzare l'attrito e anche abbastanza flessibile. Il che è piuttosto impressionante se si considera che per avere 8000 Hz ci vuole un certo livello di schermatura. Però uno degli aspetti più interessanti di questo mouse, oltre al fatto che non ha mai bisogno di essere caricato, è che possiede la più bassa latenza di click sull'intero mercato. Un'affermazione verificata da migliaia di test individuali. Il prezzo è un altro elemento che gioca decisamente a suo favore e con un peso di 50 grammi l'OP1 8K è in grado di competere con la maggior parte dei modelli senza filo. Questa mossa coraggiosa quindi ha sorprendentemente dato i suoi frutti, guadagnando rispetto e l'ammirazione dei giocatori più esigenti, quelli disposti a sacrificare la comodità del wireless per ottenere ogni possibile vantaggio competitivo. E mentre Endgame Gear dimostra che c'è ancora interesse per i mouse con cavo, ATK Gaming Gear sta cercando di sfondare nella fascia 8000 Hz wireless, anche se con qualche difficoltà. Al momento, infatti, l'ATK F1 Ultimate è potenzialmente il mouse wireless con il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato e specifiche di altissimo livello. Certo, non è il più economico in assoluto, ma comunque un prezzo inferiore a tutti gli altri. Però c'è un problema. A quanto pare, non è esattamente costruito come un carro armato. Quando lo si stringe troppo fa un po' di rumore e si sente che i lati flettono leggermente. Ma si tratta di un mouse in plastica da 39 grammi, quindi abbastanza normale. E c'è anche un'altra cosa importante da considerare. They're kind of like a new company to the overseas market. I'm not trying to defend ATK, but the product itself, like, it definitely has potential. Lo stesso Borzi, quindi, nonostante al momento non consigli di acquistarlo, è convinto che la qualità costruttiva del mouse possa essere migliorata con facilità nel secondo ciclo di produzione. Il che trasmette un messaggio nel complesso positivo alla comunità dei giocatori, che apprezzano e sostengono gli sforzi di questa azienda cinese. E se da una parte c'è ATK, che non ha ancora l'esperienza necessaria a raggiungere il suo obiettivo, dall'altra troviamo nuovamente Razer. Nonostante non stia avendo particolare successo con le tastiere di fascia alta, con i suoi mouse ha riscontrato un incredibile apprezzamento. The Viper V3 Pro, which I think is the best mouse that Razer has ever made. With this mouse, I feel like they've finally listened to what people have been saying about their classic Viper series. For me, the V2 Pro was too flat and had one of the worst surface finishes that I've ever used. The new V3, though, fixes that completely. I actually enjoyed using this thing. I played reasonably well with it, and honestly, to me, it doesn't even feel like a Razer mouse. A pensarla in questo modo, ovviamente non è solo Optimum. Il Viper V3 Pro, infatti, pare sia di una qualità talmente alta da aver eliminato il resto del mercato dei mouse. E non mi riferisco solo a quella costruttiva. Forma, dimensioni, peso, click, latenza, ogni caratteristica soddisfa appieno anche le aspettative più alte. Ovviamente c'è sempre chi non è d'accordo, ma questo succede praticamente con ogni singolo oggetto in commercio. A volte però la verità è che si tratta solo di un prodotto molto valido e un passo avanti rispetto agli altri. Esattamente come, fino a qualche mese fa, lo è stato il G Pro X Super Light. Secondo Borzi, il Viper V3 Pro sarà senza dubbio il mouse del 2024 e non ci sarà nulla in grado di batterlo fino all'anno prossimo. Tra chi viene odiato e chi viene amato, sta davvero cambiando il modo in cui valutiamo le periferiche da gaming, così come la nuova tecnologia che sta rivoluzionando il settore dei monitor. Le differenze sono incredibili, quindi se vuoi scoprire cosa ti stai perdendo, clicca sul prossimo video.